Allora, Fausto, grazie di averci ricevuto e grazie a te, grazie a voi. Sappiamo, insomma, abbiamo letto del tuo sostegno alla lista della sinistra, siamo in prossimità delle elezioni, però quello che ci faceva piacere sapere da te è come vedi il periodo. Io credo, a me viene da pensarla come Gramsci diceva quando tutto è finito, bisogna ricominciare da capo a studiare. Ecco, secondo te, quali sono i punti fondamentali su cui ricostruire, se è questa la situazione? Gramsci serve molto, sempre, ma nei momenti di crisi ovviamente di più. E tu ne hai ricordato una frase sua celebre, secondo me vale l'accoppiata delle due frasi, la prima delle quali è: quando il vecchio mondo scompare, il nuovo fatica ad affermarsi, nel crepuscolo crescono i mostri. E noi siamo pieni, diciamo, l'Occidente è pieno di mostri che hanno invaso la politica, non casualmente, ci hanno invaso cioè quella parte della società che più è investita da una crisi di civiltà, a fine del Novecento. E la seconda fase è quella che tu citavi, quando tutto è perduto, o quando anche soltanto nella famosa lettera al fratello, tutto sembra perduto, quello è il momento di ricominciare da capo. Questa cosa, detta da un intellettuale comunista come Gramsci e, se posso dirlo, storicista, fa impressione. Fa impressione incominciare da capo, che è una formula che in politica non si usa quasi mai. È comunque la formula da cui si è tenuto lontano tutto, e peraltro sacrosantamente, intendiamoci, tutto il secondo dopoguerra, che si è mosso nella formula togliattiana del rinnovamento della continuità, e anche quando c'è stata la grande rottura, quella diciamo che Edgar Morin chiama la breccia, cioè la riscossa operaia e studentesca del 68-69, aveva un rapporto, magari conflittuale, ma con la tradizione. Quindi noi la frase di Gramsci la possiamo usare per la prima volta nella nostra vita, ricominciare da capo. E cominciare da capo, adesso, senza essere presuntuosi, a me sembra che ci siano due cose in questo ricominciare da capo. Una è la critica al nuovo capitalismo. Da capo perché noi siamo abituati alla critica al capitalismo fordista, taylorista, keynesiano, alle lotte che si sono costruite, non c'è critica senza lotta. E ora siamo di fronte a un nuovo capitalismo, quello che, diciamo così, si libera della democrazia, si libera del suo avversario storico, ha una propensione totalitaria, e questa propensione totalitaria produce diseguaglianze terribili e appunto una crisi di civiltà. Quindi questa è la prima cosa, una rinnovata critica al capitalismo del nostro tempo. Qui, dopo un lungo periodo di sperante, qualche segno di, diciamo, di interesse emerge, anche se non vicinissimo a noi. Ho in mente i candidati che vengono nelle primarie americane dicendosi socialisti, ho in mente l'Economist che dice il socialismo sta tornando di moda. Ultimissima cosa, ma per me forse la gemma più preziosa, nell'assemblea di Saint-Nazaire di qualche settimana fa, dei Gilets Jaunes, la frase finale del manifesto dell'assemblea, dell'appello dell'assemblea, è contro il capitalismo. E questo è il primo lato, la critica al capitalismo. Il secondo elemento è il conflitto. Ricominciare da capo, secondo me qui sì, ricominciare da capo perché questo da capo si chiama rivolta. La rivolta nelle mille forme che ha preso. Certo è diversa, sono diverse i Gilets Jaunes dall'insurrezione algerina che caccia Bouteflika e apre un nuovo capitolo in quella storia, cioè, è diversa ancora quella del Sudan, e diverse sono state gli indignados, e diverse sono state
occupa i vostri item, però il codice di questo nuovo conflitto è ormai, a me pare, evidente. Sono nuove forme di movimenti e di lotta. Il problema è come li si vive, come gli si sta dentro, come li si interpreta, quali forme di organizzazione questo nuovo conflitto si darà, e questo è uno dei nuovi compiti.